Io volevo ripassare al professor Mannheimer, perché adesso ci racconta, credo che sia poi un'esposizione molto più sintetica, no, questa, professore, la Sarò parte. brevissimo, andrò più veloce che posso. Grazie. Chiedo scusa. La parte imprese. Il problema è che mi hanno fatto fare un sondaggio enorme e l'ansia di raccontarvelo tutto, ma adesso salterò molte più slide. Alcune sembreranno anche queste ovvie, che poi tanto ovvietà. Una volta ho provato a mettere un gruppo di colleghi da una parte, in un'altra stanza, un altro, gli ho detto due risultati opposti del sondaggio e tutti mi hanno detto: ma è ovvio, perché è una tendenza dell'animo umano dire. Poi forse è bene avere verificate scientificamente delle cose che possono sembrare ovvietà. Comunque, abbiamo Perché se no. intervistato un campione di aziende sulla pulizia. La prima cosa che ci viene fuori è che tante aziende gestiscono la pulizia internamente. Tante aziende, il 68%, il 32% solo, io mi aspettavo di più, dice di gestire a una pulizia esterna. Abbiamo chiesto come faranno in futuro, c'è una stabilità di questo rapporto. Quindi un terzo esternamente, due terzi internamente. Naturalmente la percentuale di esternamente cresce al crescere della. Scusi, Vado scusate, che se no. bene? Sì, ma vado veloce. Cresce al crescere della dimensione dell'azienda. Molte aziende non hanno nessuna formazione sulle attività di pulizia. Abbiamo visto prima come anche secondo le persone non ci volesse, e sono curioso di sapere il vostro parere su questo, una particolare formazione. È proprio così? Io non sono così sicuro, però mi piacerebbe che qualcuno me lo dicesse. Comunque l'83% usa personale senza nessuna variazione e qui so che qualcuno si è arrabbiato di voi. Il 95% usa robe casalinghe, il Bioprest, come si chiamano? Insomma, detersivi e la scopa casalinga, mentre alcuni di voi mi hanno fatto sapere: ma no, dovrebbero usare i macchinari specializzati, eccetera. Solo le più grandi lo fanno. E comunque il 95%, non il 70%, 95% usa cose casalinghe e le ritiene adeguate. C'è un grande mercato, signori, per le cose specialistiche, però per ora le ritiene assolutamente adeguate. Vediamo al voto settore dei servizi di pulizia da parte delle aziende. Molto buono. Poco usate, cioè non abbastanza usate, cioè ditelo voi, però voto molto molto buono e anche una buona soddisfazione per il livello di pulizia raggiunte, anche se, come in tutte le cose della vita, ci sono alcune criticità, alcune più ovvie, alcune meno ovvie. Un'azienda su 5, più del 20%, non indica nessuna di criticità, quindi va tutto bene. La maggiore criticità o lamentela che viene fatta è la questione del tempo. Ma è vero che dite al vostro personale di fare così in fretta? Perché la gente, le aziende dicono questi, dedicano, vengono via poco tempo alle pulizie, vorrebbero più impegno, più accuratezza, più questo in un ambito di soddisfazione, eh? Più accuratezza, meno superficialità e anche prodotti più adeguati. Il punto è che però voi, qui io capisco le gare al massimo ribasso, perché costa poco. La percezione delle aziende è che l'impatto della pulizia, che pure è una cosa essenziale per molte aziende, sui costi complessivi sia limitato. Addirittura il 35% delle aziende italiane intervistate non ha la minima idea del costo, non ci fa caso. Eh? 35% vuol dire una su tre. Dice, boh, specialmente quelle che hanno una gestione interna non hanno fatto questi calcoli. Gli altri indicano una cifra mediamente l'8% del costo. L'incidenza sui costi di produzione, grosso modo, è uguale, addirittura quasi il 55% delle aziende non sa dire se il costo quant'è. Un costo rimasto stabile, io non voglio invitarvi ad aumentare i costi, ma è rimasto stabile, il 75% dice, boh, a me sembra che, non lo so, ma mi sembra che sia rimasto quello. Il 20%, un'azienda su 5,
dice aumentati, ma molto aumentati solo il 5%. Insomma, siete moderati nelle vostre richieste, fate bene, rimanete così. Da cosa dipende? Quei pochi che hanno detto che aumenta il costo, da cosa dipende? È che l'impresa di pulizia ha fatto pagare di più di tutto, il personale un po' meno. Un'aumentata esigenza di pulizia non è il primo, non è. No, lei ne ha uno diverso. Eccolo qua. Chiedo scusa. Grazie. Un'aumentata esigenza di pulizia non è il primo motivo dell'aumento di costo. Forse che non ci sia questa aumentata esigenza di pulizia dipenderà dai luoghi e dai contesti, ma non vedo tutta questa pressione. Meno che meno l'acquisto di attrezzature. Sulle attrezzature, io lo so, stamattina ho subito una protesta da un signore che parlava di attrezzature. Non pare essere un elemento proprio all'ordine del giorno. Speriamo lo sia di più in futuro. Grazie. Grazie. Anche allora al professor Manaime per la rapidità e sinteticità.